Alessandro Rossi, responsabile politiche energetiche di ANCI Emilia Romagna, Associazione Nazionale Comuni Emilia Romagna. Oggi abbiamo parlato di economia low carbon, che è uno degli assi di indirizzo delle politiche europee, e abbiamo visto come qualcuno ritiene l'economia low carbon una mera chimera impossibile da raggiungere, oppure qualcuno vede in questo delle opportunità. Le due visioni non sono contrapposte, in realtà dobbiamo ancora capire come realizzare l'economia low carbon e come ANCI Emilia Romagna, quindi rappresentante delle amministrazioni comunali, quello che ho cercato di fare con il mio intervento è stato di concentrare l'attenzione su quello che i governi locali possono fare per realizzare sul proprio territorio un'economia a basso contenuto di carbonio in grado di generare nuove opportunità di lavoro. Questo non è ancora una volta un obiettivo sindacale, perché mi occupo di comuni e quindi dobbiamo dare ruolo ai comuni. È una constatazione del fatto che il nostro sistema economico, così per come l'abbiamo costruito, è un sistema infinitamente complesso, e gli attori che possono indurre sul sistema economico una modificazione così strutturale come è quella legata all'utilizzo dell'energia sono anche le amministrazioni locali. Non abbiamo alternative, ognuno dei soggetti istituzionali, a partire dagli organismi mondiali a finire alle amministrazioni locali, hanno un ruolo di pari dignità. Anzi, e questa è l'ultima considerazione, è impensabile che il nostro sistema economico possa essere modificato da chi dal livello mondiale, a meno che non vogliamo arrivare a una dittatura che ce lo impone. Siccome questo non è nell'ordine delle cose, le amministrazioni locali possono e scoprono che è conveniente farlo, modificare il rapporto con l'energia che le famiglie e le imprese hanno sul territorio, per realizzare interventi di efficienza energetica, per realizzare interventi di produzione da fonti rinnovabili, modificando anche il flusso economico, che oggi è un flusso lineare, realizzando un'economia circolare che però deve tener conto dell'unico elemento, che è il fatto che di energia ne avremo sempre meno. Se cala l'utilizzo di fonti fossili, ed è obbligatorio che cali, avremo a disposizione meno energia, e quindi il risparmio, e la terza gamba dell'energia sostenibile, sarà rilevante tanto quanto l'efficienza energetica, quanto la produzione da fonti rinnovabili.